Pescara Entella 0-0, battere i Liguri per restare in scia del Cesena che ha sbancato il Del Conero di Ancona e la mission della squadra di Auteri che cambia tanto anche questa sera. Ben sei novità: Zappella, Ingrosso, Veroli, Pontisso, Giambo e Clemenza. Ben sei novità rispetto alla deludente prestazione di Reggio Emilia. Entella col 4-3-1-2. Morosini si infortunerà dopo 7 minuti, un guaio muscolare davanti. Mercai e Lescano sarà sostituito dopo appena 7 minuti da Schenetti. Bestia nera del Pescara, sempre a segno negli ultimi 4 confronti, questa sera troverà un grandissimo Sorrentino nell'unica vera occasione della formazione ospite. Siamo proprio alle battute iniziali della partita con Lentella che batte questo fallo laterale, segue questa rimessa laterale con Pavic, c'è un buco in area, palla in mezzo e il tentativo di Lescano con la palla che viene bloccata senza problemi dal portiere Sorrentino. Una buona opportunità, dire il vero, all'inizio per la squadra di Volpe che oggi ha compiuto 41 anni, ma attenzione, il gran destro di Pontisso, il palo clamoroso colpito dal centrocampista biancazzurro. Borra rimane immobile e viene salvato dal palo. Davvero un gran tiro quello di Pontisso, arrivato nel mercato di gennaio dal Vicenza. Rivediamo di controbalzo, perfetta la coordinazione, davvero molto ma molto sfortunato. Sale di tono il Pescara nel primo tempo, recupera palla Clemenza che si accende ed effettua questa conclusione con la sfera che sorvola di pochissimo la traversa della porta difesa da Borra. Poi ancora Pescara con questo tentativo di Clemenza, la palla viene respinta e apre troppo il piatto Ferrari, una grande opportunità per l'attaccante italo-argentino. Siamo sempre nel primo tempo al minuto 17 e ora siamo al 21esimo, opzione contropiede, Pontisso per Rauti, uno contro uno con Coppolaro, guardate la sterzata, lo evita, si accentra, il suo destro che termina di un soffio allato alla sinistra della porta difesa da Borra, maglia numero 17, Nicola Rauti, pericoloso. Siamo nel finale di tempo con questo tentativo di Schenetti, la conclusione centrale che non crea problemi al portiere Sorrentino nella parte finale del primo tempo. Guardate, questa è una super parata di Sorrentino, sempre su Schenetti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da sinistra, la spizzata dell'ex Dessena e il destro di Schenetti, davvero il miracolo di Sorrentino. Sugli sviluppi dell'altro corner, il corner seguente, il colpo di testa sempre di Lescano che però non inquadra lo specchio della porta. Siamo con le immagini nella ripresa, il tentativo di Ferrari che va giù su un contatto presunto tale con Chiosa, il capitano dei Liguri. L'arbitro lascia proseguire il signor Luciani di Roma 1. Effettivamente non sembra esserci nulla su cross di Zappella. Zappella che dà sostegno alla manovra offensiva, in realtà una difesa a 3 con Zappella che si alza tantissimo, Giambo tra le linee a schermare il regista avversario e Clemenza che è sempre vicino a Ferrari. Ferrari qui si mette in evidenza, una azione di sfondamento, caparbio Ferrari, bravissimo Borra, ancora una volta l'estremo difensore ligure che dice no al Pescara. Poi ancora i biancazzurri in azione con Rauti, lato corto dell'area di rigore, serie di finte, palla indietro per Derisio, entrato in corso d'opera, il tiro è forte ma centrale, nessun problema anche in questo caso per l'estremo difensore della squadra ospite. Poi Clemenza, e qui è semplicemente strepitoso l'estremo difensore dell'Entella. Borra, classe 95, si distende, va a deviare il fendente di Clemenza, dunque Pescara ad un passo dall'avvantaggio. Pescara che ha concluso tante volte verso la porta difesa da Borra, qui ci prova D'Ursi, entrato anche lì in corso d'opera nel finale di questa partita. 89esimo, saranno tre minuti di recupero decretati dal direttore di gara, il signor Luciani di Roma 1. Non accadrà più nulla, 0-0 tra Pescara ed Entella, questo pari va decisamente stretto ai biancazzurri.